per poter portare le combinazioni che meglio gli riescono, mentre dovrà stare attento al lungo jab sinistro, come in questa circostanza, ecco, vedete, di Misei, che è la sua arma principale. Sì, devo dire che è quasi un'arma segreta, che potrebbe essere quella che non si sa da dove parte, si sa, perlomeno si vede, si capisce, ma è così veloce che può dare delle brutte sorprese. Non guardare l'arbitro. Eccolo. L'1-2 di Misei, a segno. Molto bello. Mettigli. Sì. Brunet deve stare molto attento, Zamorra deve guardarsi da quei colpi, da quei diretti che partono così veloci. È sicuro di sé, il suo sinistro è di quelle che parte con una certa velocità, anzi arriva velocissimo nell'ultimo tratto della traiettoria, nell'ultimo pezzo della traiettoria. Per Zamora questo match è molto molto importante, perché nel suo mirino ha inquadrato Gian Marsili, che è il campione europeo in carica della categoria dei leggeri, quindi indispensabile, se vuole dare la scalata al titolo continentale, passare questo esame. Energicamente interviene Lewis. Muovi il tronco, muovi, e rientra. Montate sinistra, guarda. È proprio il caso di dire, ci troviamo dentro un auditorium e il rumore che sentite è quello dei legni, come se fosse il palco, anzi lo è, il palco di un teatro. E finisce la prima ripresa. Nulla di fatto fino a questo momento. Abbiamo visto dei bei diretti dell'ungherese, bellissimi i suoi diretti, e Zamorra che ancora deve capirci. Sì, non tira colpi, come sta attento anche lui. Come esplodere la sua potenza contro un avversario così che sembra gracile, ma non lo è. Sentiamo l'angolo di Zamora. Mentre Venditti ci rimanda delle immagini. Tira tu. Giuliani. Tu devi menare, ok? Paradenti, sei su? Ah no, ce l'ha qua. Va bene, ok? Provaci. Fai combinazioni, non vedere cosa succede, non guardare cosa succede, tu tira, ok? Guarda che va bene il montante sinistro e doppialo col gancio sopra, ma largo, lascialo andare, tira su. Provaci. Queste le indicazioni in sintesi di Alessandro Giuliani. Inizia la seconda ripresa. Lo zigomo sinistro di Zamorra è un po' arrossato. Forse ce l'aveva prima, ma è il diretto, vediamo. Destro, no, non ce l'aveva prima, l'1-2 di Misei. Sì. Non prendere il colpo, il jab, eh? Sul jab evita e rientra. Sì, il jab rientra. È pericoloso. Rientra. Prossimo. Ecco, abbiamo ancora la voce dell'angolo di Giuliani. Continua, continua. È lui che lega, eh? Evita, rientra. A destra. L'1-2, adesso la bella combinazione conclusa con il gancio sinistro di Zamora. Sì, è stata una bella azione di Zamora che ha concluso con un sinistro che era più diretto che gancio, ma portato tempestivamente nel momento preciso in cui occorreva portarlo. Bello il destro ancora. Si è chiuso di più in questo avvio di secondo round Misei nella sua guardia, si protegge un po' di più, prova adesso con l'1-2, ma non sfrutta appieno la lunghezza delle braccia. Perché sono molto molto lunghe le braccia di Misei e pericolose. Il sinistro di Zamora che sorprende l'ungherese. E adesso incrocia il sinistro. Metti la combinazione però. Dai, metti dopo, carica il terzo. È stato Misei velocissimo anche a portare i guantoni a difesa nella risposta di Zamorra. Finisce sui guantoni del destro di Zamorra, adesso da sopra il gancio e scarica la potenza con il montante. E Giuliani
dice di non fermarsi su quel destro ma di portare il montante sinistro dopo. Porta vuoto Zamora, Misei. Pensate, 39 anni contro neanche 21. È il doppio. Padre e figlio praticamente. Padre e figlio. Anche se Zamora, bisogna dire, fisicamente è... in ottima forma. Sì, sembra un ragazzino. Sì. Sempre molto composto, il pugile originario di Cuba. Sì. E va vuoto con quel destro per fortuna di Misei, era indirizzato proprio alla punta del mento. Fa bene, fa bene. Zamora fa bene a tenere su le mani immediatamente dopo aver portato dei colpi, che siano andati o no a segno. Sentiamo Zuliani. Fagli prendere confidenza, mantieni tu la, l'attività. Ok, muovi il tronco su quella evitata, gli rientri destro, ti abbassi a sinistra, montante e doppi col sinistro. Ok, che li accusa tutti sotto. Gli dice che deve essere sua l'iniziativa e di insistere, non fermarsi. Tieni alto il ritmo perché sei allenato per farlo, ok? Non hai problemi, va bene? È ritmo per farlo. Ok? Tira via il chiosso, tira il bregon. Tirati su che ti trazzo un po' il pantalone. Quello che abbiamo visto è che Mizzei è un avversario difficile. Assolutamente, ma lo sapevamo. Era stato annunciato come un avversario assolutamente da non sottovalutare. Chiaro, non può avere l'esperienza tattica anche che ha Zamora, ma ha la freschezza dei 21 anni. E come ricordavi tu prima, ha comunque già 27 incontri professionistici e una buona carriera dilettantistica. Sì. E quello che dobbiamo guardarci quei suoi 11 match prima del limite, che significa anche una potenza di pugno non indifferente. Il dilemma per Zamora è se amministrare le energie, quindi continuare a portare combinazioni a uno o due colpi e aspettare, oppure dare tutto in queste prime riprese. Però quello che abbiamo visto a Sequals neanche un anno fa, ultimo suo incontro, era stato preoccupante perché nella sesta ripresa era praticamente KO in piedi e poi, come detto in avvio di telecronaca, Ballisai gli diede quelle due riprese per recuperare senza infierire e Ballisai finì KO. Velocissimo a mettersi fuori misure Mizzei su un'azione di Zamora, anche in quello è temibile. Non farti le gare, continua sulle mani, evita e rientra. 3-4, dai. Chiamali. E andagli dietro su quel sinistro. Guarda che la bassa, col destro, crozzalo. Dai, più forte. Quanto si è parlato da qui? Hai Bruno. Il montante destro di Zamora. Bello il destro al corpo di Zamora. È arrivato preciso. E a vuoto fuori invece misura la risposta di Mizzei. Sì, comincia a essere un po' preoccupato Misei, almeno questa è l'impressione che sta dando in questo terzo round. Viene incalzato costantemente da Zamora, che guadagna centimetro su centimetro e lo porta spesso alle corde. La costanza continua, quella di Zamora, di a piccoli passi portarsi sotto il suo avversario, il quale si trova un attimo in difficoltà in qualche momento a contenere l'attacco di Zamora. Brunetti Zamora è davvero un gran pugile, è impostato perfettamente, ha un bellissimo stile, è un pugile completo. Adesso subisce questo destro. Fortunatamente molto composto anche Zamora, per cui i colpi dell'avversario hanno sempre difficoltà ad entrare. Finisce questo terzo round.
sta crescendo Zamora. Tranquillo, va bene, come stai? Fai 25 di così le riprese. Allora perché ci alleniamo tanto? Per tenere basso il ritmo? O no? Vai, bevi. Mi piace Giuliani, che lo rincuora, le dice sei abituato agli ritmi, perciò... Alza il ritmo e sii un po' più furbo. Quando si ferma, attento la testa, non farti male, ok? Però aumenta un po', cioè tienilo un po' più pressato, va bene? Oh! Chiamali, fai le combinazioni, non cercare solo il colpo isolato di incrociarlo, ok? Tieni alto il ritmo, tieni alto il ritmo, caccialo e fai combinazioni, non cercare il colpo isolato. Va giù sul terzo colpo, non sul primo. Beh, certamente Giuliani conosce quelle che sono le peculiarità di... Questo è il quarto round, Nino, e certamente questa è la dimostrazione del pugilato, è veramente una partita a scacchi, la faccia un po' interdetta di Brunet Zamora. Sta facendo qualcosa di più in questo round. Sta pensando come poter fare per cercare di trovare la via giusta. La via giusta in fondo è quella che sta portando avanti, è quella che gli ha consigliato Giuliani. Lo ha incitato molto e ha iniziato con un ritmo superiore a quello che aveva fatto nei round precedenti. Come vedete riesce sempre di più, sempre più spesso a portare alle corde l'avversario ungherese Zamora. Quei colpi che non arrivano denotano anche un po' di timore da parte di Misei. Certamente, e poi vediamo che Zamora si muove molto velocemente sul tronco ed è per quello che riesce ad evitare spesso le reazioni di Misei. Comunque un po' di perplessità potrebbe esserci nel nostro pugile, ripensandoci bene, perché abbiamo già ricordato più volte quell'incontro, l'ultimo suo disputato, pur se è vinto per KO, ma risale al 28 luglio dello scorso anno. E quindi siamo bello di fronte a una buona inattività, un'inattività abbastanza lunga. Sulle mani, muovi il tronco, bravo, dai. Ed incontro il destro. Sinistro dopo. Combinazioni, no isolate. È il terzo. E finisci forte col terzo, quarto, dai. Metti i colpi, ti viene addosso? Ti viene addosso? Sì, ha ragione Giuliani, ma diventa difficile anche quello che sta dicendo da eseguire, perché le braccia lunghe di Misei tengono distanza e... tengono in guardia e molta attenzione da parte di Zamora. In questo quarto round però Misei sta commettendo, a mio giudizio, ed è una domanda che rivolgo a te, ovviamente subendo anche agli appassionati a casa, sta commettendo secondo me l'errore di prendere un po' troppa confidenza e quindi ha un atteggiamento proprio di difesa, come vedete, molto più disinvolto. Ma è per quello sta pensando all'azione di attacco e non quella di difesa, perché in quel modo, con disinvoltura, riesce a portare dei colpi più veloci, più precisi, più attenti di quello che sarebbero se partissero soltanto da una posizione di difesa. Devono essere organizzati per un'azione di attacco ed è quello che sta facendo Misei. Sentiamo allora l'angolo di Brunet Zamora. Adesso la quinta, sei caldo, no? Oh, sei caldo adesso? Dai Brunet, dai. Dammi l'acqua. Aspetta che ti diamo. Sì, Giuliani continua a spronare il proprio assistito. Mi sembra che vorrebbe sia un che fosse più attivo. Più attivo, sì. Non risponde neanche ai suoi. Per testare te, ok? Alle sue incitazioni, incitamenti. Cioè incitamenti che dovrebbe dare qualche risposta, invece no.
non fagli prendere confidenza, dai. Beh. Ecco. Beh. Ecco, Zamora che attacca, Zamora che fa piccoli passi, si porta sotto all'avversario. Prozza. Naturalmente lui sa com'è Mizzei a questo punto e sa che è pericolosissimo nelle risposte con i colpi lunghi. Molto rapido, sì, con questo jab sinistro. Sì. Lui si... È un pungiglione che spesso se ne guarda bene. Riesce ad andare a segno. Mettili. Bruno. Esatto. Si muove sul tronco. Bene, Mizzei. Bruno, forte, non mi interessa la tecnica, dai. Dai, tira di forte, Bruno, dai. Dall'angolo di Zamora invitano a portare dei colpi più forti, con maggiore intensità, maggiore potenza. Però vedi che la risposta di Mizzei subito con quel gancio destro ha fermato l'azione che stava facendo Zamora. L'intento dei secondi di Zamora è quello di spaventare Mizzei, cioè fargli sentire dei colpi più forti in modo da riportarlo ad una box più guardinga e meno disinvolta. Sì, è quello che dovrebbe fare, però per non permettergli di portare dei colpi così velocissimi da lontano e che sono pericolosi. Deve tenerlo pressato, starle addosso, perché le braccia lunghe di Mizzei non trovino il bersaglio. Si sposta. Starle addosso. E rientra con il jab sinistro. Eh sì, Mizzei a quello. Ecco, adesso ha provato, ma Mizzei è stato bravo anche a imbrigliarlo. Come vedete, gli tiene il braccio sinistro sotto. Non è facile Mizzei. È stato pericoloso. Bravo. Per modo di dire, ovviamente, sì. Non sono cose che devono essere fatte, ma dimostra che nonostante i 21 anni un briciolo di esperienza ce l'ha. Altro che ce l'ha. Diretto basso destro d'incontro di Mizzei. E quello che mi ha impressionato sono quei 11 combattimenti prima del limite. È quello. Sì, le sconfitte sono quasi tutte ai punti, ce n'è un paio in realtà, il destro intanto, prima del limite. Sì, sì. Quindi ha conosciuto il tappeto. Dai, forte! Il movimento sul tronco di Mizzei riesce a mandare a vuoto i colpi del nostro pugile Zamora. Sentiamo Giuliani. Ma tira, sbattiti, no? Fregatene di quello che fa lui, tu tira o no? Sembra sconsolato Zamora. Stai facendo un bel pugilato. Sì, non lo vedo con niente, uno sguardo, non mi piace. Forte, no? O no? Tirali. Oh. Non stare a aspettare che sia in posizione, bello messo lì. Lo lasci prendere confidenza, devi mettere lui i colpi per niente, no? Oh. Dai. Grazie a Franco Venditti, avete visto in diverse angolazioni quel diretto destro, veramente bello, preciso di Mizzei. Sì. Che è un'arma molto pericolosa. Siamo al sesto round di questa difesa del campionato dell'Unione Europea dei pesi leggeri da parte di Brunetta Zamora. Lascia stare che spiega, tu tira, tieni sulle mani e tira. Va bene Giuliana dirlo, ma non è facile. E lo dice anche con un tono molto rassicurante. Questo è importante. Vedi? Doppio jab di Mizzei. Tante finte da parte di Zamora, ma non trova ancora il momento per portare i colpi. E non è facile avvicinarsi. Anzi, è difficilissimo. Eh sì. Adesso non dovrebbe più mollarlo, invece. Ecco, subisce il gancio sinistro in risposta. Non mi piace questo atteggiamento di combattimento di Zamora. Continua. È bravo adesso il movimento del tronco, ma la sua risposta va a vuoto.
La distanza è quella buona, però è difficile trovare il varco, ci prova in questo momento, colpi che finiscono sulle braccia dell'ungherese. Sì, questo è il fatto, che quando arriva anche a scaricare i suoi colpi, molto spesso i colpi arrivano sulle braccia dell'ungherese. Continua, lì dovrebbe continuare, anche se i colpi non sono precisi, ma l'importante è che ci sia l'azione. Bella la risposta di Isai, veramente invece, bravo. Sì. Questo ragazzo un po' filiforme, che è talmente tanto alto per l'età e per il peso, che quasi si ripiega in due. Però sa fare bene il pugilato, proprio lo sa fare come si deve, che mi preoccupa. Duro, rapido anche. Qualche colpo di Zamora dovrebbe arrivare a segno, perché dovrebbe un po' si accare sopra, continua l'avversario. Eh sì, sentite anche voi da casa gli incitamenti di Zuliani nel momento in cui porta l'azione, utilizzando il montante principalmente, vorrebbe anche sopra, nel senso vanno bene anche montanti e ganci. È altissimo, stiamo vedendo che è quasi una testa più alto di Zamora. Sulle mani! Bravo, gli ha fatto bene a rispondere immediatamente. Tieni alto ritmo, dai! Zamora, perché... Destro largo! E ancora il gancio sinistro pregevole di Misei. Sta facendo vedere questo ragazzo delle cose bellissime. Oppa! Sì. Finisce questo... Sta presentando come un incontro difficile, molto difficile per Zamora, che speriamo che nel passare del tempo anche lo stesso Misei diminuisca il suo ritmo, perché Zamora deve arrivare a portare dei colpi al bersaglio che fiacchino un attimo il Misei. Sentiamo Giuliani. Stai vincendo, non ci sono dubbi, però carica quei colpi, ok? Non uno, carica, continuo, ma duro. Su, chiuso l'angolo, dagli giù. Il volto di Zamora comunque è ancora fresco, è soltanto lo sguardo che convince poco. Sì, non mi piace, è uno sguardo... Non fagli prendere confidenza e carica quei colpi. Vediamo se ci riesce in questo settimo round. Spingendo in tutti subito i modi. Con il jab sinistro. Ovviamente la freschezza dell'età è tutta di Misei. E fino a questo momento non è stato messo sotto pressione. Che... Nella terza ripresa in effetti è stato un po' in difficoltà, poi probabilmente ha percepito da parte di Zamora che le sue combinazioni non erano così insidiose, quindi è tornato a prendere confidenza. Non è il primo, il quando terzo. Arriva con un colpo non deve fermarsi, quello che sta dicendo, ecco. Giuliani ancora così, questo però ecco anche sopra in effetti, perché si chiude bene, molto bene Misei, e quindi montanti che si scaricano sui gomiti, sulle braccia, e poi deve subire quest'altro destro. Misei è un avversario terribile per il nostro Zamora oggi. È un avversario che deve trovare qualche cosa di più di quello che ha fatto fino a questo momento. Provare con i colpi al corpo, che... Se arriva qualche colpo nel punto giusto, sai, fa calare le azioni di Misei. Deve intervenire Lewis. Lavoro a due mani e poi sopra il gancio sinistro. È che Misei è velocissimo nella risposta. Zamora del resto è costretto ad avvicinarsi e subire il gancio sinistro. E ovviamente la linea di confine tra la distanza sua e quella di Misei
È lì che deve passare oltre, deve passarla lui all'istante, esatto, velocemente, per non dargli la possibilità di replicare sui suoi attacchi. Rientra. Ecco, buono questo montante. Montante sinistro. E sono molti i colpi che deve portare. Molti di più di quanti non ha portato fino a questo momento. E ancora viene sorpreso dal destro di Misei. Zamora attacca, piccoli passi, ma non si decide a portare l'azione, portare i colpi. Non basta attaccare, andare avanti. E se ne va così anche questo settimo round, con un grande dispendio energetico, soprattutto per Brunet Zamora, che raccoglie davvero molto poco. Secondo me è in svantaggio e deve inventarsi qualcosa adesso, a partire dalla prossima ripresa. Sentiamo il suo angolo. Un momento difficile per Zamora, che deve trovare. Ma non trovarlo, ma ce l'avevi 100 volte a misura, 100, e non hai tirato? Tu pensi di non averlo a misura, ce l'hai a misura ogni volta? Dammi l'aga. Sì, sta dicendo bene, misura, Giuliani. Ogni volta. Quando io ti dico, senti dall'angolo, tira, tira. Ce l'hai a misura, sempre. Ma se non lo vede lui. È sempre a misura, tu pensi di non averlo? Quando lo prendi sotto col montante, doppia quel gancio sinistro, lascialo andare, abbiamo detto l'altro giorno, abbiamo fatto il lavoro apposta. Dai. Vediamo. Veramente rassicurante come un papà, Giuliani. Sì, e dice anche le cose in modo giusto e facili da capire. Ecco. 5 riprese al termine dell'incontro. Il palio, il titolo dell'Unione Europea per i pesi leggeri, detenuto da Brunet Zamora. Ma deve portare più colpi, che più lo pugni. Ha, sì, che lo ha conquistato contro Christoph Zopp a Trieste il 15 febbraio del 2013, difeso una volta positivamente contro Ballisai, e questa è la seconda difesa. Si muove velocemente Misei sulle gambe, portandosi fuori misura sugli attacchi di Zamora, e questo è che fa la differenza. Ecco, adesso però è all'angolo e lì non lo deve lasciare. Beh, non lo ha lasciato in appunto, ma due colpi sono giunti a segno. Ma non deve farsi imbrigliare nemmeno. Ecco, e ha portato un bel montante destro Zamora al corpo, che mi è sembrato di vedere una smorfia di Misei. Sì, probabilmente un colpo con la testa, un contatto con la testa. Ma io ho visto anche montante al plesso solare, allo stomaco. Che è arrivato preciso. Avvicinati, mani alte, muoviti, avvicinati. Sono quelli i colpi di effetto. Deciso. Il destro adesso ha aspettato due volte il jab, ha preso il tempo Zamora. Adesso si incrociano i due jab, arriva prima quello dell'ungherese. Forza Brunet. Bueno, ecco, questi sono dei colpi che sono arrivati a segno. E ancora. Ancora. Dai, che ti fai la ripresa almeno. Dobbiamo andare per piccoli passi, almeno cercare di guadagnare il round. Troppa attesa, si dice attesa. Che con l'età la resistenza aumenti, speriamo sia così. Ma 20 anni sono 20 anni. Eh sì. E poi c'è quel sinistro, è la dimostrazione che il jab sinistro è arma fondamentale e poi della scherma pugilistica di un pugile come Misei, che è di un'altezza incredibile rispetto al nostro, e con delle braccia come un polipo, lunghissime. Non deve fermarsi a quella distanza, perché dà la possibilità a Misei di scaricare i suoi colpi.
proprio sul gong l'ultimo a colpire Zamora, una ripresa questa ottava che potrebbe essersi aggiudicato, riuscito a andare a segno con qualche colpo in più. Non vedo però ancora Mizzei che stia calando. Mizzei è un fiore. Da 50 all'ora sta benissimo, lo abbiamo qui vicino, lo vediamo bene all'angolo, ma mi sembra sereno, tranquillo. Vabbè, ma allora tira, sta parlando il Zamora. Ho capito, dai, aspetta un po' d'acqua, sotto per Zoro. Sta rispondendo. Questo è un avversario da buttarla in magari. Ok. A Giuliani. Più gli lasci lo spazio, più lui fa, no? Non lasciare, ma non fa niente, ho capito. Ma però fai tu un po' di più. Dice che non fa niente. Nono round. Come i colpi di Mizzei non fanno male? Bene, meglio. Però tu devi portare più colpi. Quel sinistro dovrebbe essere il jab avanti indietro continuo. Che non facciano male o qualche dubbio? Questo dico anch'io. Dei colpi che partono da delle leve così lunghe possono solo far male quando arrivano. Ecco. Bella la combinazione. Deve mostrare ai giudici che le sue azioni... Questo bene, ha evitato i colpi suoi, però deve rientrare immediatamente. Deve rientrare. Sta cercando di far finta che i colpi di Mizzei non arrivino. Sì. Rimane però lì, dovrebbe accorciare. Certo, detto... Fuori quel sinistro. Detto è facile. Fuori quel sinistro e poi il destro. Ma il momento che hai evitato i colpi, perché è passato sotto, hai evitato bene i colpi, devi rientrare. Già buono. Ancora altri, già altri sinistri. Ma si aspetta, Dio, fa il gioco di Mizzei. Veramente molto bravo con i diretti Mizzei. È ancora i suoi diretti. Questa combinazione è veramente da manuale. E anche questo destro. Stiamo seguendo un giovane ragazzo che ha delle qualità davvero notevoli. Si muove benissimo, è reattivo. E l'esperienza di tanti match, di tanti anni di Zamora, non mi pare in questo momento che siano quelli che abbiano la meglio su un avversario così giovane e anche, diciamo, inesperto sarebbe rispetto a lui. Sì, sulla carta sembrerebbe inesperto, ma in realtà ci sta mostrando di avere scuola, la testa che va a toccare involontariamente. Subito stavolta Zamora. Subisce ancora questi diretti. Per fortuna li subisce indietreggiando e quindi perdono di efficacia. Di efficacia, ma... E torna a pressare verso le corde l'ungherese. Sta scaldando questo match. Adesso scivola via questa nona ripresa. Mizzei riceve gli applausi del suo angolo. Mentre secondo me Giuliani non è affatto soddisfatto. Ha ragione. Ha la faccia sconfortata il nostro pugile, ascolta ma non reagisce. Ti fa di male? Incazzati, una volta incazzo. Guardami, tira, perché ci siamo allenati? Per andare piano? Dagli 100 digli, fermati che ti meno, devi continuare. Se si ferma, e lui l'unica cosa che può fare è quella, scappare. Però quando ce l'hai continua, no? Quando sei a mezza distanza, muoviti.
e mantiene, e mantiene, e mantiene comunque la calma. Zuliani è rassicurante, conosce Zamora da una vita. Ecco, cammina avanti, sta facendo passi verso la vera, bene, così da vicino, questo devi fare e devi continuare, non fermarti, continua nella tua azione, continua. Dai Zamora, continua, avanti, non devi fermarti, non devi lasciare lo spazio per portare i colpi. Continua a essere inibito Brunetti. Fuori colpi. Il destro stavolta, ed è stato un destro che Misei ha sentito. Sì, ancora ha portato un destro, ma non basta, devi portare altri colpi, ancora, continua, vai avanti. I tuoi colpi devono precedere quelli del tuo avversario. 8 minuti scarsi alla fine del match, sono 8 minuti che possono rovesciare un verdetto altrimenti compromesso. Ancora, da vicino, non fermarti. È anche vero, vero che Misei, che è stato ribattezzato proprio da te, Nino, è una sorta di piovra. È una piovra, ha delle braccia lunghissime e quando si trova l'avversario vicino lo blocca, lo ferma se non riesce a portare i colpi. Ma è qui che Zamora deve portare, ecco, questi sono i colpi da portare. Ancora! L'1-2 di Zamora che va a segno. E il destro! Oh. Il destro, il più bel destro del match di Misei sul punto di Zamora, che è arrivato, fortunatamente non lo ha sentito, perlomeno non l'ha accusato, ma era un colpo preciso, perfetto. Dai, continua Brunetti, continua ancora, 1-2, bene questi destri. Sì, ma non è arrivato, poi si intrecciano e cadono a terra. L'arbitro Lewis pulisce con la sua camicia i guanti da eventuali impurità che possono essere entrate in contatto con il guantone. La California. E adesso va a pressare, poi si ferma purtroppo. Sì, ci ferma. Non devi fermarti, devi continuare. Ora. Certo, è difficile perché, come diceva Zamora prima, Zuliani non si ferma un istante, è vero, Misei non si ferma un istante, ma è giusto che sia così, grande mobilità da parte del ragazzo. Certamente. Ungherese. Ma adesso vai avanti così, ancora, ma non devi fermarti, sono gli ultimi 10 secondi del round. Ah, bellissimo, un destro che è arrivato, sì, quasi. Molto bello, ed sì, incontro un gancio quasi, sinistro quasi di Misei. Guarda là cosa ti dice. Questo è un siparietto veramente qualcosa, no? Simpatico, perché Zuliani sta indicando Nino Benvenuti, che è in piedi qui al nostro fianco. E Zuliani dice: digli qualcosa. Va bene, noi abbiamo un commento del tecnico che è anche secondo. Grazie all'esperienza del nostro Nino, che a gesti cerca di ritmo e mettere i colpi, cioè, esatto, di far capire di tenere alto il ritmo. Si sta fermando, non vorrei mica dirgli, far capire a tutti che sta diventando vecchio, no? Che tutti dicono che stai diventando vecchio, faglielo vedere. Peccato essere così demoralizzati, peccato. Sì, non lo vedo, non è stimolo, non è spirito combattivo. La grinta, tira fuori due la grinta. Due round alla conclusione, vediamo. Vediamo se Nino Benvenuti è riuscito a scuotere almeno. Dai, continua. Il nostro. Ma cazzo, continua. Vorrei che mi sentisse. No, ma ti ha sentito, ti ha visto, ha capito che deve fare qualcosa di più. Qualcosa di più. L'importante è che non perda però la coordinazione e la lucidità sua tipica. Avanti, il tuo, fuori quel sinistro, fuori il destro, ma non devi fermarti. Devi muovi la capesa, poi dall'angolo. La capesa, sì, ma eccolo. Trova difficoltà, grande difficoltà Brunetti. A questo punto è
veramente bagarre, cioè non ci sono più calcoli da fare, è soltanto un braccio di ferro fisico più che altro. Fuori quei colpi, fuori! Non lasciare la precedenza a lui, primo tu, primo tu! Qualche colpo è riuscito ad arrivare, ma troppo poco, di più ci vuole. Di più ci vuole se vogliamo vincere il match. Ci può stare anche un po' di stanchezza, al di là dell'allenamento tanto decantato da Zuliani, ma... Eh sì, certamente, il match è difficile, pesante, contro un avversario del quale deve anche guardarsi di non essere colpito. E anche quello un dispendio di energie. Sente il match in pugno, Misei. Fuori colpi, fuori colpi, fuori! Ora, ora, non lo mollare. Ma lì non devi fermarti, non fermarti! È difficile, è difficile. Continua! Allunga la serie! Continua. Dai, sulle mani, via! Fuori quel sinistro che non lo porti mai, fuori quel sinistro e poi il destro. Che devono essere dei diretti, precisi, lunghi. Devono far male, almeno qualcuno deve sentirlo. Dai, che è sotto, vai Bruno, dai. Sì, sì, sì. È veramente molto bravo Misei, sa anche come accorciare la distanza e quindi vanificare le traiettorie dei colpi di Zamora, come in questa circostanza. È stato un avversario difficile. È molto difficile, sì. Risentiremo parlare di Gheorghi Misei. Conosce bene il pugilato e sa quello che si deve fare per evitare i colpi dell'avversario. Ultima ripresa. Guardati, guardati Nino, guardati. Cos'è quel gesto? Cos'è? Dopo, ci vediamo dopo, cos'è? No, no, che continua, continua. Certo. Continua, non devi fermarti. Continua con i colpi. Eccoli qui i colpi che questi, ci mostra questi Venditti. Abbiamo bisogno di vedere. Gli è riuscito a schivare quell'aggancio sinistro. Eccolo, però il destro è entrato. Ma guarda che ti fanno perdere questi qua, eh. Oh! Dai. Chiudilo, è incantesimo. Tirati su. Dai. Dai. L'ultimo round, i due pugili si portano al centro del ring, si toccano i guantoni, gli ultimi tre minuti per rovesciare un bilancio che a mio giudizio è ancora negativo, anche se nelle ultime riprese qualcosa di più abbiamo visto da Brunet Zamora. Per tutto il match è stato lui a ricercare il combattimento, ma solo quello non può bastare. C'è da stringere i denti. E intanto i secondi purtroppo passano. Forza Brunetti. Contro Balisai ha risolto tutto in brevissimo tempo. Potrebbe succedere la stessa cosa, non mollarlo adesso. Qualche bel colpo è arrivato adesso. Subito, subito. Avrebbe dovuto farlo subito. Anche prima. Quando è alle corde non deve fermarsi. È una platea questa di Solofra, quasi silenziosa. Sì, quasi è raccolta quasi perché... in preghiera per Zamora. Si droga. Misei ha tutto interesse a chiudere in clinch quanto più possibile, far trascorrere il tempo. Lui il fieno in cascina l'ha messo. Un minuto e 20 al termine, ancora complicata la situazione, si trascinano da un lato all'altro del ring. Sì, ma basta vedere la faccia del Misei, sembra appena salito sul ring.
Dai Brunet, dai! Attacca, poco più di 50 secondi. Poche cose. Adesso rifare. Soltanto un colpo risolutore potrebbe. Salvare, ma i colpi risolutori alla dodicesima ripresa non sono sempre trovano. Difficili. Meno da dimostrare, ecco un bel sinistro diretto che è arrivato, uno, ma dovrebbe portarne tanti, avrebbe dovuto fare un lavoro di jab, di avvicinamento, sinistri per andare avanti dentro alla guardia, portare il destro e continuare poi con sinistro. Ecco. Ora, prova. Ma siamo alla dodicesima ripresa, questo doveva già farlo anche prima. Certo. E ormai è andata così, se l'è pochi secondi, bene. 6, 5, se l'è riuscita 4. Bene, perché non doveva farlo prima? E la campana arriva ecco. In questo momento a decretare fine del match e noi crediamo il possibile successo, almeno io credo il possibile successo di Mizei. Miracoli. Certamente il fattore casa può pesare. Vediamo. Non so quanto di solito il fattore casa un po' può pesare e poi c'è i giudici vedono a modo loro, a modo noi loro. Vediamo esatto. A modo nostro probabilmente loro vedono in maniera diversa, certo. Comunque un bel match portato in scena dalla box Loreni, sempre molto efficace il promoter bresciano. Adesso rivediamo intanto degli highlights di quest'ultima ripresa e vediamo cosa accadrà. Qualche istante, poi ascolteremo anche le impressioni di Zamora. Stiamo vedendo vorrei le ultime fasi del match. Ascoltare Zuliani, lo abbiamo ascoltato per tutto il match. Cercheremo di chiedere al maestro, al grande maestro, cosa può essere successo nella mente del suo assistito, perché si conoscono, come detto, molto molto bene. Zamora è un pugile stupendo, questa sera non è stato lo Zamora che conosciamo. Ecco, evidentemente le braccia lunghe di Mizei hanno impedito che le azioni di Zamora arrivassero a sera. Ma certamente non ha avuto, ha provato qualche volta, ma è stato bloccato. Evidentemente le qualità tecniche di Mizei non hanno fatto sì che Zamora non riuscisse ad entrare nella guardia sua. Sì, si è sempre trovato i colpi bloccati. Le azioni di Zamora non hanno mai avuto un buon esito. Ci ha provato, qualche volta è arrivato, ma non ha avuto il seguito che avrebbero dovuto avere. E intanto l'applauso della platea di Solofra. Tra l'altro Solofra ha dato i natali a un cantautore, Gerardo Carmine Gargiulo, cantautore degli anni 70 e 80, sì. Ha composto anche insieme a Tullio De Piscopo. Pochi lo conoscono, ma è proprio qui, di questo paese, Solofra. Solofra, è importante. Siamo nel momento ecco. Del verdetto. Del verdetto, un dirigente con la cintura di campione che sarà sentiamo i punteggi. Cinta. Vande Vil, boxer Zamora 117 e per boxer Mizei Junior 111. 117 a 111. Boxer Zamora 110. The Boxer Mizei Junior 118. Non è unanime. Francisco Marcos. E qui c'è il terzo. Boxer Mizei Junior 116. E quindi alla luce di questi punteggi, se ho ben capito, perché c'è ecco. Il titolo dell'Unione Europea pesi leggeri. Eh sì. Giorgio Mizei
Misei, sì. Misei vince. C'è stato un 110-118 sì. per Zamora, poi un 117-111 per Misei e un 112-116 dello spagnolo. Che è il più vicino alla realtà. È il più vicino comunque alla sì, realtà. Sì, esatto, esatto, anche come ecco. differenza, sì. anche come differenza proprio di. Punteggio. Punteggio, vediamo se riusciamo ad avere Zamora se riusciamo ad avere Zamora al nostro angolo. Chiediamo, invitiamo Loreni. Bisogna fare delle voci, o meglio urlare. Perché l'uscita è esattamente dalla parte opposta di dove ci troviamo noi e non vorremmo che Zamora andasse via. Proviamo a fare anche dei gesti. Ecco, forse riusciamo sì, a recuperarlo. Abbiamo qui il microfono. Sta arrivando prima Zuliani. Beh, sentiremo Zuliani cosa ci racconta. Beh, lui all'angolo. Intanto Misei al centro del ring, fotografie, ricordo di questo. Titolo conquistato alla seconda difesa. Intanto